Buonasera onorevole Mancuso, innanzitutto grazie per averci ricevuto e per dedicarci del tempo prezioso. Real Life è una rivista che si occupa di sanità e benessere. Entriamo quindi nel vivo della questione. La salute è sicuramente un tema centrale nella vita della persona. Sempre più spesso ci si confronta con un cittadino informato che chiede risposte sempre più adeguate. Secondo lei, il nostro sistema sanitario è in grado di soddisfare queste esigenze? Beh, bella domanda, verrebbe da dire. Beh, diciamo che sì, questo è quello che risulta, insomma, anche a me, che da qualche anno mi occupo nell'ambito della politica di temi sanitari. Ho cominciato qualche anno fa in Regione Piemonte, dove mi sono occupato un po' di urbanistica, ma un po' di sanità, e poi per me questa è la terza legislatura al Parlamento nazionale, e anche qui ho sempre chiesto di poter partecipare ai lavori della Commissione Affari Sociali, che come è noto si occupa soprattutto di temi sanitari. Certo, è un dato di fatto che grazie a internet, grazie al fatto che c'è una maggior coscienza anche, c'è un maggior scambio di informazioni, le persone magari non si accontentano più di quello che dice il medico di famiglia o magari l'ospedaletto più vicino a casa. Quindi c'è la tendenza ad informarsi e a muoversi. E questo lo testimonia anche il fatto che, tra l'altro, il Sole 24 Ore ha recentemente pubblicato uno studio sulla mobilità attiva e passiva dei pazienti italiani nell'ambito, diciamo, del sistema sanitario nazionale. Allora si vede che c'è tendenzialmente uno spostamento dalle regioni del sud verso le regioni del nord, e poi c'è anche una cosa singolare, che la mobilità attiva, cioè di quelli che si spostano da una regione all'altra, anche nel Piemonte, che pur essendo una regione del nord e che eroga una buona sanità, però risente del polo attrattivo che è Milano e la Lombardia, per cui magari dalle province Novara, Verbania e anche sotto Alessandria, che pure è più vicina a Pavia, c'è uno spostamento di pazienti, per cui sono più quelli che vanno verso Lombardia rispetto a, per esempio, a quelli che dal sud Italia vengono a farsi curare in Piemonte. Adesso facevo questo paragone di flussi, citavo questi flussi, perché effettivamente c'è proprio l'informazione, poi c'è magari il parente medico, c'è il parente operatore sanitario, e quindi quando si va oltre una patologia banale c'è la tendenza a documentarsi e cercare di andare dove si pensa di essere curati meglio. Quindi questo è sicuramente una conquista sociale. Fino a un po' di anni fa c'era questo atteggiamento quasi sacrale nei confronti del medico di famiglia, che era lui che doveva dire che cosa si doveva fare, e probabilmente non ci si sarebbe posti il problema. E quindi è legato anche certamente a un fatto culturale, quindi da un lato l'accesso alle informazioni e dall'altro, insomma, c'è proprio questo atteggiamento culturale di maggiore apertura, e sicuramente è un bene. Il sistema sanitario nazionale è una gran bella cosa, e come è noto esiste, insomma, da qualche decennio. Sicuramente, confrontandoci agli altri paesi sviluppati, dobbiamo dire che siamo in zona medaglia. Poi a noi italiani piace essere un po' tafazzi e autoflagellarci, però questo sistema, che è un sistema misto con una forte prevalenza pubblica ma anche con una componente privata, è un sistema che funziona abbastanza bene. Naturalmente vediamo che ci sono perlomeno due Italie, un centro-nord che funziona meglio e un centro-sud che funziona meno bene, però qui ci sono tante cose da dire, un po' di arretratezza culturale, un po' il fatto della presenza delle varie mafie, camorra, 'ndrangheta e quant'altro, e quindi certo questo pesa, però direi che il sistema sanitario nazionale italiano è una buona cosa. E se pensiamo che nell'anno 2010 gli Stati Uniti d'America, il paese più potente del mondo, si pone il problema se dare a tutti un sistema sanitario universalistico, che noi invece abbiamo avuto come conquista, diciamo iniziato già prima della Seconda Guerra Mondiale, questo sistema di welfare è andato poi consolidandosi nonostante la Seconda Guerra Mondiale, poi negli anni del dopoguerra si è irrobustito, e poi indipendentemente dai governi che si sono succeduti, questo è stata sempre considerata una grande conquista, e quindi tutti si sono dati da fare per consolidarla, insomma.
Quindi direi che in parte dovrei rispondere alla sua domanda iniziale, il sistema sanitario ce la fa e in parte no, ma per le cose un po' di sistema che ho detto. Abbiamo parlato quindi di paziente consapevole. La domanda successiva che sorge spontanea è quanto pesa e che ruolo possono avere le associazioni di pazienti, considerando che le associazioni di persone con HIV hanno svolto un ruolo chiave in questi anni come apripista per le forme di impegno sociale in altre patologie? Ma io direi che le associazioni hanno un ruolo molto importante, direi che in Italia l'associazionismo in generale, ma in particolare quello che riguarda, diciamo, i pazienti delle varie patologie è importante, coinvolge molte persone, ha un limite, un unico grosso limite, che è quello dato dal numero delle associazioni, perché man mano che grazie alla tecnologia si riesce a dare anche un nome, un cognome e un indirizzo ad alcune patologie che prima genericamente erano definite sindromi rare e così via, ci sono i familiari di qualche persona, molto spesso quando sono patologie che colpiscono bambini, che poi si lasciano prendere, coinvolgere dalla situazione fino al punto di incontrarsi con altre famiglie che hanno questa sventura e che li accomuna e danno vita delle associazioni. Per cui intanto a volte sono associazioni anche locali che hanno poca forza e quando anche si tratti di associazioni nazionali sono moltissime. Cioè io se penso che nel secondo dopoguerra c'erano praticamente 5 associazioni che raggruppavano le patologie, diciamo, no? La WIC per i ciechi, l'ENS per i sordomuti, l'ANMIC per i mutilati invalidi civili, l'ANMIL per quelli del lavoro e l'UNMS che è quella dei mutilati per servizio, non esistevano altre cose. Poi piano piano hanno cominciato tutte le varie patologie e quindi già negli anni 80, quando c'è stata l'emergenza AIDS, esistevano molte associazioni che erano nate con questa dinamica e poi dopo l'emergenza, per fortuna superata nel giro di alcuni anni dell'AIDS, hanno continuato a fiorire e questo è proprio dato dal fatto che il progresso e diciamo le conquiste scientifiche che vengono fatte tutti i giorni consentono di individuare sempre meglio le patologie e quindi nascono queste associazioni. Allora, quindi il limite è che sono tante, però direi che certamente sono importanti, sono utili per portare all'attenzione dei media nazionali ma anche della politica e le difficoltà in cui si dibattono. Certo, nel vostro mondo, che io ho imparato a conoscere magari diciamo, negli ultimi 2 anni, c'è NPS che si muove molto bene. Adesso non so se ci siano altre associazioni, probabilmente ci saranno. Però ecco, credo che poi ci sia anche un livello che va raggiunto grazie da un lato probabilmente a mezzi economici e dall'altro alla capacità anche di chi opera in questo settore. In Italia le campagne di prevenzione, quindi restiamo sul tema HIV, le campagne di prevenzione sul tema AIDS raramente sono esplicite sul tema del preservativo. Qual è il suo parere? Beh, direi... Così, no, beh, diciamo che insomma, l'Italia per certi versi è sempre un po' bacchettona, perché comunque noi abbiamo sempre la presenza del convitato di pietra, insomma, che è il Vaticano, e quindi parlare di certi argomenti insomma, è più difficile. Credo che insomma, certamente invitare le persone diciamo, a una sessualità più consapevole sia molto importante. Dentro questo il fatto che i rapporti possano essere protetti, quindi l'uso del preservativo, è uno degli strumenti, certamente non l'unico. È chiaro che superata la grande emergenza insomma, degli anni Ottanta, oggi i malati di AIDS, grazie insomma, anche alle cure, ai cocktail di farmaci che prendono, hanno una sopravvivenza straordinaria rispetto a prima, no? Che invece morivano molto rapidamente. Insomma. E quindi questo è indubbiamente un vantaggio, però si parla meno di AIDS oggi, di HIV, ma non vuol dire che sia vinta la battaglia, insomma. Infatti, visto che negli ultimi 2 anni NPS e i suoi principali rappresentanti hanno fatto in modo che io, ma come me altri,
facessimo mente locale sulle questioni legate all'AIDS, ci siamo accorti che continuano ogni giorno praticamente ad esserci dei nuovi sieropositivi, solo che lo scoprono un po' più tardi rispetto a prima, e quindi questo è un po' un limite, e da qui l'importanza di diciamo, migliorare l'accesso al test, che è una cosa che deve essere fatta con un lavoro di squadra, no? Per cui sì, certo, l'uso del preservativo, perché poi anche diciamo, i rapporti interpersonali sono rispetto a qualche decennio fa decisamente più facili, quindi è anche più facile, insomma, avere dei rapporti sessuali rispetto a solo qualche decennio fa, non secoli fa, e quindi questo è uno dei punti. Però credo che quello principale sia l'informazione e l'accesso al test tutte le volte che sia possibile. Tra l'altro, insomma, io sono anche donatore di sangue, e quindi c'è stato un grosso, come dire, problema che si è riverberato sul mondo della donazione. Ricordo che proprio negli anni 80 avevo iniziato, non so, la mia attività, e fino ad allora anche i test erano meno precisi, e comunque anche sulle sacche dei donatori si facevano meno esami, c'era meno attenzione, quindi inevitabilmente, siccome di sangue c'è bisogno tutti i giorni, ogni minuto, si è dovuto provvedere a fare un lavoro più completo, più affidabile, sia a tutela del donatore che a tutela del ricevente. Negli ultimi tempi il Parlamento si è rivelato più sensibile alla tematica HIV, ricordo l'incontro del 1 dicembre a cui anche lei ha partecipato. Quali sono gli strumenti per migliorare l'attenzione delle istituzioni verso questa patologia, secondo lei? Beh, stimolati dal summit che è stato fatto, mi sembra, primi mesi del 2009, no? Circa un anno fa, il summit di Roma è stato momento molto importante, dove poi tutti, anche i tecnici, gli scienziati, insomma, si sono confrontati, anche il mondo vostro, diciamo, dell'associazionismo, e quindi anche la politica è stata chiamata. Quindi in quell'occasione ero presente anch'io, insomma, i rappresentanti di Camera e Senato presero l'impegno di far approvare in tempi rapidi delle mozioni che servissero al Parlamento per prendere coscienza dello stato dell'arte in quel momento dell'AIDS, che è enormemente cambiato rispetto agli anni Ottanta. E questa cosa è stata fatta un po' più rapidamente al Senato, un po' più, diciamo, in tempi un po' più lunghi alla Camera, però siamo riusciti a fare questa cosa. È ovvio che nei testi delle mozioni, che sono dei documenti dove ci sono tutta una serie di premesse, e poi c'è anche la parte dell'impegno, si chiede ovviamente al governo, qualunque esso sia oggi, insomma, quello che c'è attuale, di fare una serie di cose, per cui naturalmente di insistere con l'informazione, perché ricordo che anni fa c'erano belle campagne fatte nelle scuole che si sono un pochettino diluite, insomma, fino quasi a scomparire. È anche vero che in queste scuole gravano tutta una serie di diciamo, informazioni per il buon cittadino, piuttosto che per il rapporto con l'animale, piuttosto che per una giusta alimentazione, gli stili di vita. Quindi questi bambini, ragazzini, arrivano, si vengono letteralmente bombardati, perché è vero che colpire, in senso lato, ovviamente, questo target di bambini e di ragazzini, che saranno ovviamente gli adulti, i cittadini di domani, è importante, perché comunque questa informazione fatta in quella fase comunque lascia un segno. Ecco, il rischio è che anche lì arrivino troppi messaggi, un po' tutti insieme, molto ravvicinati. Però credo che comunque valga sempre la pena di farlo, così come anche delle campagne magari studiate sugli adolescenti e i giovani, che non necessariamente debbano passare dalla scuola, possono arrivare attraverso i media, non so, internet, gli strumenti che utilizzano di più insomma, i giovani di quell'età, e utilizzando poi ovviamente anche veicoli, non so, musicali o comunque legati al tempo libero e quelle che sono le attività, gli interessi, insomma, dei giovani. Senza dimenticare che però, voglio dire, anche gli adulti e perfino gli anziani rischiano, perché poi magari c'è anche chi riscopre una sessualità tardiva grazie anche ai farmaci, e poi magari va a prendersi qualche malattia che mai avrebbe pensato di prendersi magari prima.
E quindi c'è necessità di continuare sul fronte della informazione, questo è strategico, e poi battere molto sul discorso dell'accesso al test, che è meglio che venga fatto piuttosto inutilmente a persone che si scoprono negative, piuttosto che non farlo a quelle positive. Del resto, prima parlavo del fatto che certi rapporti sessuali si verificano magari più facilmente rispetto a prima, soprattutto fra persone che sanno poco o nulla l'uno dell'altro, ma c'è anche un altro aspetto, cioè che comunque ci sono le grandi migrazioni. Ormai abbiamo moltissime persone che dal sud del mondo vengono verso il nord del mondo e quindi in Europa e anche in Italia, dall'est del mondo verso l'ovest del mondo e quindi ovviamente dall'Asia, dall'Europa dell'est di nuovo in Europa e quindi anche in Italia. E quindi anche questi flussi, fatti magari di popolazioni che vengono da situazioni di povertà o comunque dove ci sono dei sistemi non sofisticati come il nostro, quindi totalmente inconsapevoli e non passano attraverso nessun tipo di filtro. Ecco quindi l'importanza di invece far passare dentro qualche filtro. Ho parlato più volte dell'importanza dell'accesso al test, che è un tema centrale anche per NTS. Altro tema centrale della nostra scelta creato un po' di problematiche. Secondo me, qual è il modo migliore per garantire? Beh, insomma, è difficile rispondere a una domanda come questa, però sicuramente in Italia abbiamo un discreto accesso alle cure. Consideriamo che il Sistema Sanitario Nazionale garantisce a tutti la possibilità di accedere a certi farmaci. Poi, naturalmente, il cocktail di farmaci cui è costretto a ricorrere, diciamo, il malato di AIDS, il paziente di AIDS, ha un certo costo e quindi la spesa farmaceutica incide ovviamente sui costi delle aziende sanitarie o delle aziende ospedaliere. E quindi c'è proprio un problema di costi che è difficile da superare. Ma credo, se posso aggiungere, che in una logica epidemiologica, il fatto che magari ci sia un nord del mondo, quindi l'Europa, gli Stati Uniti e alcuni altri paesi, l'Australia, dove comunque o perché c'è un sistema sanitario come il nostro che comunque garantisce a tutti, o perché grazie magari al denaro si possono comprare i farmaci in sistemi, diciamo, liberali che non hanno, diciamo, sistemi come il nostro, rimane scoperto il sud del mondo dove invece questi farmaci, se non sporadicamente, grazie alle organizzazioni di volontariato, le ONG, insomma, non arrivano all'accesso ai farmaci, per cui poi ci sono moltissimi morti. Abbiamo dei paesi, per esempio, dell'Africa subsahariana, dove si è persa un'intera generazione, cioè abbiamo i nonni e i nipoti, si sono persi i genitori perché sono morti in tempi rapidi per le complicanze di questa patologia. Quindi credo che sarebbe un buon investimento per il mondo provare a far accedere sempre di più anche quelli che stanno nella parte più povera, e in questo credo le aziende farmaceutiche possono fare molto, perché per esempio si potrebbe pensare che i farmaci destinati, gli stessi farmaci magari, possano avere costi diversi, quindi un costo molto più basso che magari alcuni in quel paese si possono permettere, e in qualche caso possono essere le associazioni a trovare il sostegno economico per far sì che anche là arrivino questi farmaci. Del resto, il fatto che se noi fossimo così bravi e i paesi sviluppati investissero tanti e tali denari da poter, come dire, garantire il test a tutti, le cure a tutti, e quindi comunque a bloccare ai minimi la patologia. Se poi comunque ci sono delle parti del mondo, ci sono dei focolai dove pullula alla grande il virus, c'è sempre il rischio che prima o poi, cioè, possa riesplodere, e quindi è un investimento per tutta la comunità mondiale. Certo, poi c'è sempre il problema del soldo, e che insomma è un problema non indifferente. In qualità di membro della Commissione Affari Sociali, negli ultimi tempi si è impegnato molto appunto sulla tematica HIV e AIDS. Che cosa gli ha insegnato questo nuovo campo d'azione in cui si è in qualche modo trovato?
Beh, intanto mi ha fatto conoscere delle persone molto motivate, in gamba, e ho potuto capire un po' meglio anche l'evoluzione del virus in questi anni, per cui proprio sono diverse, diciamo, l'età in cui ci si infetta, a seconda dei sessi, e il fatto che ci sono tutta una serie di fattori, anche, non so, l'infezione collegata con l'uso delle droghe. Un tempo si usavano molto di più le droghe iniettabili, quindi era più facile trasmettere questo, così come altre patologie tipo l'epatite e quant'altro. Oggi invece la via orale o come dire, nasale è preferita, per cui da questo punto di vista ci sono meno rischi, però in ogni caso rimane la miniera inesauribile del rapporto sessuale eterosessuale, perché gli omosessuali sono stati tra i primi a essere più attenti, magari a proteggersi di più, e quindi direi che il normale rapporto tra uomo e donna non protetto è quello che, come dire, è la garanzia per il virus di durare in eterno. Quindi no, non è semplice, perché poi non tutte le persone hanno anche la capacità di capire certe cose, poi ci sono situazioni di degrado anche nel nostro bravo mondo, diciamo nord del mondo, occidente del mondo, rispetto ad altre dove invece, beh, ci sono altre priorità. Però ecco, abbiamo questa situazione. Direi che è stato interessante, perché poi spesso capita che veniamo contattati, non solo noi della Commissione Affari Sociali, ma anche gli altri, magari da lobby o quando non addirittura da singoli che pongono il loro problema e non si interessano magari tanto invece di problemi che sono di un'intera comunità, per cui è stata un'occasione in più per confrontarsi con un impegno civile, serio, fatto da persone molto motivate, insomma, come La Rosaria Iardino, che io ho chiamato nel summit Maria Rosa, credo, insomma, una gaffe di questo tipo che non me la... Maria Rosaria. Ah, ecco. Lei si chiama Maria Rosaria, ma non vuole E dirlo. infatti non mi ha mai perdonato. L'ultima domanda, poi togliamo il disturbo. In quanto veterinario, come considera la pet therapy nella cura dei pazienti in generale e poi dei pazienti anche lui, se ha avuto esperienze, se ha, insomma, cose da raccontare, perché mi sembra un argomento assolutamente molto interessante. Sì, guardi, io le dico la verità, diciamo che negli ultimi 10 anni ho fatto, che sono quelli in cui praticamente la pet therapy ha cominciato a muovere i primi passi, il veterinario, ahimè, l'ho fatto sempre meno e oggi lo faccio molto poco. Però, diciamo, come legislatore, intanto sono primo firmatario di una proposta di legge per ordinare un po' la materia della pet therapy, già 2 legislature fa, che poi ho riproposto nella scorsa e anche in questa. Sono purtroppo, come accade per i temi che vengono proposti dai parlamentari singoli o in gruppo, l'attività parlamentare è molto presa dalla trasformazione dei decreti in legge e dalla finanziaria e tutto il resto, per Dai cui il macro. 90% del nostro tempo, insomma, delle nostre energie viene assorbito da queste cose, quindi abbiamo meno del 10% per poter infilare qua e là qualche proposta di legge. 2 legislature fa c'ero riuscito, poi ci eravamo fermati perché non c'era la copertura economica e niente, non ce l'abbiamo fatta. Diciamo che esistono delle leggi regionali. Al momento, però, sono sorte un po' così come dei funghi e non sono ben coordinate tra di loro. Quindi, tanto segnalo che ci sarebbe la necessità di fare una legge quadro semplice, un po' generale, perché trattandosi di diciamo, sanità, c'è il discorso che è una materia concorrente fra lo Stato e le Regioni, e quindi allo Stato rimane, diciamo, funzione nobile alta della tutela della salute costituzionalmente prevista. Alle regioni competono invece le erogazioni dei servizi, quindi come fare la pet therapy, se farla a pagamento diretto oppure darla sotto forma di prestazione, così sono decisioni che devono prendere le regioni, in modo che poi le varie aziende sanitarie possano decidere come muoversi. Esistono quella delle esperienze interessanti, direi che sono un pochino più dedicate, direi, si è partiti più con i disabili psichici e anche fisici, e in pediatria, direi che le prime esperienze sono andate soprattutto in questo senso. Poi naturalmente la therapy, che
che è una terapia, come dire, non convenzionale, che può affiancare la terapia tradizionale ed è fatta e si basa sul fatto che un team multidisciplinare può elaborare una terapia di supporto che naturalmente deve essere studiata e mirata per il singolo paziente. Quindi molti pensano che portare, non so, una persona anziana, un bambino malato, un disabile in un centro ippico e farlo montare sia pet therapy. Non è così. Quella è un'attività ludica, ricreativa, che può avere comunque un beneficio. La pet therapy è una cosa molto più complicata e infatti la mia preoccupazione è che pochissimi sanno che cosa sia, al di là di questa definizione che viene utilizzata, spesso abusata, e invece è qualcosa di piuttosto complesso e da qui la necessità, insomma, di avere almeno un riferimento nazionale preciso. Però in particolare, essendo comunque una terapia di supporto, abbiamo detto che si affianca alle terapie diciamo convenzionali, si basa sulla presenza di animali e bisogna vedere anche lo stato delle persone, per cui se diciamo, le condizioni generali del malato, anche di AIDS, sono discrete, non ci sono limitazioni di sorta. Se però si trova in una fase magari di particolare immunodepressione, così come si chiede di non frequentare le persone, per cui c'è l'uso della mascherina, ambienti un po' particolari, credo che non si possa utilizzare, perché banalmente, voglio dire, un cane, un gatto, un cavallo, comunque, voglio dire, non è che si lavino ogni momento, si sterilizzino, è inevitabile che portino con sé dei microbi che non sono necessariamente patogeni, però nei confronti di una persona che è magari in maniera severa immunodepressa possono esserci dei problemi, quindi bisognerebbe valutare, ecco, i benefici e naturalmente le controindicazioni. Però questo team multidisciplinare è ovviamente in grado di valutare caso per caso. Perfetto, io la ringrazio infinitamente del suo tempo e della sua disponibilità. Grazie a lei. E spero, insomma, di incontrarla. Sì. Grazie mille. Grazie. Adesso